Oscar! Prego, vieni avanti. Oh, come sei elegante. Permetti? Ti presento la signorina. Anche lei voleva conoscerti. Piacere. Il piacere è tutto suo, mi creda. E adesso che le presentazioni sono state fatte, io vi lascio soli. Questo è un bellissimo giardino, tranquillo, tutto fiorito. Voi potete parlare, confidarvi, nessuno vi ascolta. Signorina, non vede che Oscar le offre il braccio? Andiamo, signorina, gli dia il braccio. Non c'è poi niente di male. Ma così, l'ho appena conosciuto. Camminate, i viali sono pieni di fiori, gli uccellini cinguettano. Oscar non ha il coraggio di parlare, è un po' timido, un po' commosso. Adesso dice, signorina, da tanto tempo io desideravo fare la sua conoscenza. Posso farle una domanda? Sì. Il fidanzato non ce l'ha ancora? Non c'è mai stato nessun uomo nella sua vita? Ah, l'immaginavo. Io l'ho veduta tante volte alla finestra, sa, e la domenica alla messa. Lei teneva sempre gli occhi bassi, stava con la mamma e... Ah, brava. Cogliere i fiori denota un animo gentile. Signorina, posso sperare di vederla ancora? Ah, grazie. Come ha detto che si chiama? Maria. Maria? Oh, che bel nome. Grazie, signorina Maria. Conserverò questo fiore come l'oggetto più prezioso. Permette un ballo? Prego, maestro. Oscar e Maria desiderano ballare. Adesso l'orchestrina suonerà un bellissimo valzer. Io sono ricco, ma sono solo e infelice. Che cosa importano le automobili, i lusso, i viaggi, i grandi hotel? Fumo, illusione. Quello che io desidero è avere una casa, dei bambini, una moglie, come lei. Quando avevo 18 anni, mi doveva conoscere allora. Aveva i capelli neri, lunghi. Lunghi così. Per me è come se lei avesse sempre 18 anni. Allora è vero, mi vuole bene. È proprio vero. Non cerca di ingannarmi. Mi vuole veramente bene.